Appassionati del basket, amanti della pallacanestro, a tutti il nostro saluto. La trasmissione, come è noto, Basket in bianco e nero, irradiata da Teleprima, ma trasmessa anche da Goldweb TV e Sport Casertano, i due siti che seguono particolarmente le vicende casertane e quelle sportive in particolare. Siamo alla quarta puntata, abbiamo cambiato location, ma siamo sempre al Palamaggiò, siamo nella sala stampa. Domenica sera qui era seduto Sacripanti, prima di lui c'era Bucchi, dopo di lui Bucchi, per commentare la partita tra la Juve Casertana e il Brindisi, e io lo farò stasera con due ospiti che il nostro Armando Serpi in regia con Marco Petriccione vanno ad inquadrare. È uno degli eroi, eccolo qua, l'eroe della partita, perché è stato il miglior marcatore della Juve Casertana, Stefano Gentile, non c'è bisogno di presentarlo perché ti avranno riconosciuto tutti quelli che seguono la trasmissione, e al mio fianco il collega Domenico Pezzella, che ringrazio particolarmente per essere qui questa sera. Caserta contro Brindisi, abbiamo ancora gli occhi pieni di quelle immagini, e soprattutto siamo tutti belli, soddisfatti e beati per questa grande vittoria che ha avuto come protagonista Stefano, con quelle sue 3 su 4 bombe che erano proprio al bacio. Ma sì, innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere essere qua a commentare una partita come quella di domenica. Sicuramente è stata un bellissimo evento per Caserta, soprattutto con tutte le vicende che c'erano intorno, e quindi niente, sono contento di essere qui. Domenico, a te il commento anche sulle vicende, li ha tirato in ballo Stefano, quindi possiamo parlarne. Beh, la vicenda credo principale, al di là della questione societaria, sia quella dell'addio, chiamiamolo così, di Akindele, un po' così, senza è andato via da insalutare ospite. Senza un perché, anche lui senza un perché, senza una parola, riprendendo un po' come ha detto anche Stefano in conferenza stampa dopo la partita, sarebbe stato meglio magari dare una spiegazione, però uno fa delle scelte, si prende poi la responsabilità delle scelte che fa. Ce ne ha fatta una importante, lasciando una squadra che ha dimostrato di avere molto più delle 7 vite che in genere si danno a un gatto, ma ha dimostrato cuore, attaccamento alla maglia. E riprendendo ancora una volta delle parole che ha detto Sefe, che mi sono piaciute tantissimo in conferenza stampa, hanno dimostrato di essere anche dei giocatori di un certo livello, nel senso che, riprendo alcune tue parole, non so se ti ricordi, nel senso che il cuore non basta per far entrare la palla. Era seduto allo stesso posto dove l'ho pronunciato, quindi penso che lo ricordi bene. Il cuore non basta per far entrare la palla nel canestro, poi ci vuole anche il talento, la voglia, la grinta e soprattutto la concentrazione e la determinazione di vincere e di giocare una partita come quella di Brindisi. Perfetto, guardiamo un attimo la schermata dei risultati, così giusto per rinfrescare la memoria ai nostri telespettatori, qualcuno che eventualmente non ricorda bene com'è andata. Caserta Brindisi 78-63, vabbè, sono 15 punti che ci riempiono di gioia. Milano-Pesaro 93-65, Reggio Emilia-Sassari 101-75, Cremona-Siena 81-71, Roma-Avellino 75-81, con uno spettatore in più, qua c'era particolare, Bologna-Venezia 66-85, Biella-Cantù 82-77, Montegranaro-Varese 93-91. La classifica che si è determinata è sempre, noi siamo sempre in testa a destra, ma potremmo andare a sinistra. Varese 40, Sassari 36, Roma 34, Milano 32, Siena, Cantù e Reggio Emilia 30, Venezia 28, Caserta 24, Cremona, Montegranaro, Avellino 22, Brindisi 20, Bologna 18, Pesaro 16 e Biella 12. Dicevo uno spettatore in più perché poi abbiamo saputo che domenica sera proprio Decia Chindelli era a vedere la partita al Palatiziano, visto che è stato poi, i social network servono anche per questo, è stato bello fotografato e taggato. Stefano, grande partita, avete giocato in 7 contro una squadra bella completa che aveva tutti gli uomini per tutti i reparti, le guardie, le ali, l'ali pivot. L'abbiamo avuto qualcuno che si è adattato a fare il pivot nel ruolo suo, il tuo omonimo Jelovac, Stefano Jelovac. Abbiamo avuto poi quarto tempo, insomma, con Micheloni, e lui nel ruolo di 4 si è rivisto un po' di... però c'è stato tanto di quel disequilibrio, tanto di quel... Ma sì. Come avete fatto?
Niente, abbiamo lavorato tutta la settimana perché comunque sapevamo che a Kindele non ci sarebbe stato e abbiamo adattato Stefan da 5, penso che Pino abbia fatto partire lui subito da 5 così che poi dalla panchina mica potesse entrare e dare una marcia in più. Niente, è andata bene anche perché l'abbiamo messo in difficoltà. Stefan sì, magari non è tanto un 5, però abbastanza può tenere un po' in difesa, la stazza c'è e poi in attacco dall'altra parte può aprirsi e quindi può dare più spazio per le penetrazioni in aria o comunque è pericoloso dall'arco. Quindi un pochettino abbiamo giocato su questa cosa e Brindisi anche inizialmente si è trovato un po' in difficoltà. Stefano, però bisogna dire che si vede che non è proprio un 5 puro, cioè si vede che i No. movimenti non sono quelli, Vabbè, insomma, si è adattato alla grande. certo. No, vabbè, ovviamente si è adattata, ha fatto di necessità virtù e penso che sia andata bene, si sia comportato in maniera fantastica, nel senso che comunque anche in una settimana adattarsi così non è semplice, merito a lui. C'è una schermata che ti riguarda, che ha preparato il nostro Marco Petriccione, che chiedo ad Armando Serpa in regia di mandare in onda, che la guardiamo insieme, ed è interessantissima soprattutto per chi riguarda la tua partita, ma soprattutto riguarda le tue prestazioni, chiamiamole così, che vorrei commentarle con ecco qua, questa è quella di domenica scorsa, 20 punti, 30 minuti, falli commessi 2, subiti 6, tiri da 2, 2 su 5, da 3, 4 su 5, tiri liberi 4 su 4, assist 3, 21 di valutazione. Lo ricordiamo, la valutazione è la somma degli elementi positivi e negativi. Certo. Domenico, tu che sei più ferrato di me in questo, aiutami a spiegare. Però io una cosa che al di là dei tiri da tre, vabbè, però farli commessi due significa che davvero ti sai controllare, ti sei reggimentato, insomma, ti sei autocontrollato, perché all'inizio del campionato, lo ricordiamo benissimo, era il tuo tallone di Achille. Certo. Eh sì. Erano sicuramente motivo di frustrazione per me perché magari cominciavo bene la partita, mi sentivo il ritmo, mi sentivo che la squadra mi seguiva, che sta andando tutto bene, poi magari facevo due falli e dovevo uscire. E ho provato a togliere questo difetto che purtroppo mi perseguitava. E adesso, nonostante tutto, cioè, non è che provo a non fare fallo e gioco per non fare fallo, gioco semplicemente seguendo anche magari un pochettino i consigli di Pino che mi ha detto in certi casi di difendere meno con le mani e più con le gambe, e anche poi mi sto adattando e sto imparando anche a valutare il metro arbitrale e tutto. Penso che Soprattutto perché, consentimi, io lo dico sempre, io contesto i nostri arbitri quando cercano di dirimere certe situazioni con questo gesto che rompe solo le scatole. L'abbiamo visto domenica, sono stati combinati due falli tecnici. Uno alla panchina la di panchina di Brindisi, non ho sentito che gli ha Abuki detto, era a Buchi, non mi è sembrata la protesta plateale. E l'altro, Jelovac, che si stava lamentando per il fallo commesso, insomma, cioè non aveva alzato la manina come prescrive il regolamento. Io penso che a volte basta un sorriso, una pacca sulla spalla, dice non lo fare più che ti chiamo tecnico, insomma ti fischio te, basta dirlo, si finisce lì. Invece secondo me si esasperano gli animi così, e si rovina un po' quell'atmosfera, si rovina un po' il gioco perché chiaramente il giocatore si sente frustrato. Io dico pensate sempre a questi che lavorano 7 giorni su 7, ci lavorano duro, ci sudano per andare in campo e magari per una intemperanza vengono puniti gravemente, questo non va bene. Domenico. No, questa è un'icona che poi magari quando sarà il tempo di analizzare Venezia, volevo fare una domanda anche a Stefano, visto che all'andata è stato anche protagonista di una situazione del genere. Tra l'altro il fallo Venezia, aspetta, quanti falli, quanti tecnici, quanti. No, l'ultimo era proprio stato Sì, chiamato a però quanti erano, Stefano non mi ricordo, tra tecnici il numero adesso non lo antisportivi, un numero ricordo, però era elevato che proprio non giustificato dalla partita, Era insomma. proprio nelle battute finali della partita, nell'overtime. Il fallo, tra l'altro, non era stato chiamato nemmeno a Stefano, lui voleva soltanto trovare, era capitato sotto la parte della tribuna stampa dove generalmente sto io la domenica. Era solo, poi Stefano, puoi confermare la sola richiesta, ma la solita domanda, ma perché? Ma che fallo è? E arrivò quel tecnico che determinò 4-5 tiri liberi consecutivi, che poi cambiò effettivamente l'inerzia della partita, dando 6 punti di vantaggio a Venezia. Quella è la classica situazione che, come dicevi tu, magari si può risolvere in maniera differente dicendo guarda,
stai zitto, lascia stare, non, la prossima volta ti chiamo tecnico. Invece fu diretto proprio il Ma come domenica tecnico. scorsa glielo, cioè manco il tempo di lamentarsi, tanto da parte Sì, del che cavolo, cioè lasciagli il tempo quella di. fu una, veramente una situazione Capisci chiave. che stai imprecando il giocatore che si sta lamentando, soprattutto perché renditi conto che stanno giocando in 7 contro 10, vedi come, cerca di capire anche diciamo, impersonati, è difficile che ci entri dentro, ci va 2 volte l'arbitro, glielo, però cerca di capire insomma, lo stato d'animo di questa persona, come lo vive. Ma io penso che, tornando a Venezia, è stato un episodio, quello che adesso stavo ripensando, ovviamente riguardando la classifica, pensando un pochettino, mannaggia, quella partita. Niente, io penso che nel momento in cui il giocatore si esprime platealmente e va verso l'arbitro in maniera aggressiva, nel senso che comunque fa sì che anche il pubblico un pochettino rumoreggi, va bene, ci sta il fallo tecnico, perché ovviamente bisogna tenere la calma, bisogna mantenere il controllo sulla gara. Però magari ci sono alcune occasioni, per esempio come è capitato a me, in cui io non mi sono neanche rivolto verso l'arbitro, ma mi sono rivolto, cioè, al nulla, perché ovviamente era un gesto di Sei lì ad imprecare con te frustrazione, stesso, era un gesto di frustrazione che nessuna parolaccia, niente di niente, quindi è stato più, per me è stato più, diciamo, la sorpresa che è successa questa cosa, anche con Stefano uguale. forse in alcuni momenti basta anche solo capire che in momenti concitati come in un overtime, nei minuti finali, l'adrenalina sale. Sono delle domande, comunque dei gesti che escono quasi istintivamente, non c'è premeditazione Domenica è un gioco. nei confronti dell'arbitro, non è che si vuole per forza agire in maniera scomposta o poco decorosa nei confronti dell'arbitro, è solo questione di adrenalina che sale. E poi in fondo, ripeto, questo è un gioco dove si divertono i giocatori a giocarlo, gli arbitri ad arbitrarle, non a dirigerlo, perché le Sì. partite non le dirigono loro, ma le dirigono gli allenatori, e il pubblico a guardarlo. Però è un gioco, non lo dimentichiamo. Nel gioco ci sta questo sano agonismo che ti porta a far salire l'adrenalina e quindi a imprecare se sbagli, insomma. Io penso che pure Stefano, quando sbagli un tiro da tre, ti viene da dire qualcosa, lo dici nella tua mente. In napoletano, in greco, in milanese, in triestino. Napoletano e ogni tanto in serbo, In serba. seguendo il papà. A proposito di papà, c'è qualcosa che ci ha preparato il nostro Marco Petrucci, una clip particolare su Stefano, ce la guardiamo, che è molto bella, perché merita di essere vista. È soprattutto un omaggio all'ospite che abbiamo. Da 3 punti, lo scadere! Nel secondo quarto! Se la vuole giocare si alza da 3 punti, Stefano Gentile.
da tre punti! Ancora lui, Stefano Gentile. Per la nostra rubrichetta, 3 minuti ovviamente, perché si commentavano i tiri da te, ovviamente non poteva durare di più. Scherzi a parte, sono poi quelle cose alle quali vai a guardare per e vedi le strane coincidenze, no? Questi tiri da 3 punti, Stefano, ci hai lavorato tantissimo però. Ma sai, sì, penso che su qualsiasi parte del mio gioco si veda il lavoro che faccio. Certo. Io lavoro quasi tutti i giorni, cioè, l'abbiamo visto anche tutti stasera, i giorni. Ti aspettavamo per, certo, registrare, che eri lì, certo, che lavoravi con la palla. Ovviamente, penso che sì, le cose dipendono anche dal talento che una persona ha, però il talento si può sempre migliorare, sia fisico che tecnico. Io sono un perfezionista, mi piacciono le cose fatte perfette, lavoro per quello. Vabbè, diciamo che tu sei già partito con un bagaglio, Domenico, nel DNA notevole. Figlio di un fuori classe come Nando, chiaramente sono venuti fuori due fuori classe come te e Alessandro. Poi tutto sta il vostro lavoro ad accrescere, diciamo, questo patrimonio genetico cestistico che avete nel DNA. Certo. Domenico, volevi dire? No, dicevo che stavo pensando che la maggior parte delle triple che sono arrivate in questa clip, credo che forse le più pesanti e quelle che la squadra che se ne ricorda di più è stata Cantù, perché ce ne sono state almeno un paio che sono qualcosa di veramente strepitoso, quella, specialmente quella da 8 metri, quella da verso la fine, se non sbaglio, è quella che ha mandato tutto il supplementare. E credo che un paio di quelle triple erano veramente, poi quelle di Avellino, dove tra l'altro anche lì nel supplementare era l'unico a cui davano la palla, anche perché poi quando un giocatore è in striscia così è anche giusto che i compagni si affidino a lui. Credo che, non so poi la tua sensazione di tutte le triple che hai visto in questo servizio, credo che quelle di Cantù e quelle di Avellino siano state veramente le triple più belli e pesanti che abbiamo avuto modo di vedere. Ma sì, sì. A me quelle, se devo scegliere, scelgo quelle di Avellino, perché penso che abbiamo fatto una partita di puro sacrificio tutti i 40 minuti, 45, perché poi abbiamo fatto supplementari, e eravamo sotto di 17 a 7 minuti dalla fine, 8 minuti dalla fine. Ci siamo trovati nei supplementari giocando con Luigi Sergio da 5, con tutti con falli. Quindi noi ci tenevamo a vincere, perché avevamo avuto, i tifosi erano venuti da Caserta, ovviamente ci tenevano tantissimo, avevano fatto casino per tutta la partita. E Stefano, e quella tripla con quella finta di gambe alla lì? Anche quella allenamento, tutto allenamento. Senti, allenamento. Domenica a Venezia, ma è domenica. Passeggiatina salutare in laguna? No, insomma, io come ho detto sempre, a parte, sono una persona che ogni volta si mette davanti un obiettivo, nel momento in cui lo riesce a raggiungere passa al prossimo, come stessa cosa faccio con la squadra. Il nostro obiettivo era quello della salvezza, il prossimo obiettivo qual è? Provare a entrare nei playoff. Bene, noi proveremo a entrare nei playoff, finché avremo la possibilità matematica di entrare, noi ci proveremo. Io nel frattempo, visto che ci siamo poi così, è partito il servizio, la schermata, i risultati eccetera, non abbiamo visto le immagini della partita contro Brindisi, io proporrei alla regia di mandare in onda il servizio, di rifarci gli occhi, magari ripartiamo da questa squadra, da quella partita, da quella tattica, da quella tecnica, da quella voglia, per andare a giocare contro Venezia. Anche questa è una missione impossibile, perché Venezia è una squadra lunghissima, possono scorrere le immagini nel frattempo se vogliamo, è una squadra lunghissima che è coperta in tutti i ruoli. Noi definire corta la nostra coperta, forse, Domenico, è un eufemismo. Ovviamente quando vengono meno dei giocatori nei ruoli, al di là di quello che poi si crea in campo, è sempre difficile poi porre rimedio a delle situazioni specialmente tattiche. Io credo che la partita di Brindisi
possa dare delle indicazioni tecniche importanti anche per Venezia, soprattutto quella principale, secondo me, ovvero quella difesa allungata, quella difesa mista tra zone press e run and jump, per evitare che i lunghi prendessero posizione sotto canestro e quindi sfruttassero centimetri e peso contro una squadra che ormai un lungo vero, come si diceva all'inizio, tranne Michel Ori, non c'era più. Quindi si fa veramente fatica nel contenere una squadra che ha giocatori di questo calibro. Credo che, riprendendo un po' il discorso che faceva Stefano all'inizio, credo che la scelta magari di Sacrimani di mettere immediatamente Jelovac da 5 sia stata anche una sorta di esca, vedere se un po' Brindisi abboccava all'idea di andare con continuità in post basso da Simmons, quando ha visto che comunque l'idea di Brindisi era quella di sfruttare questo mismatch. È partita la crociata di questa run and jump, dove Brindisi non è riuscito più a mettere una palla in post basso e hanno dovuto attaccare la prima linea con passaggi lunghi, magari tiravano alcune volte anche in superiorità numerica sotto il canestro della Juve, ma mai sfruttando quello che era e quello che è, che sarà da qui alla fine del campionato, il punto debole della Juve, ovvero sotto canestro con due soli giocatori, di cui uno è un 4 tiratore fuori puro, ruolo. Non è assolutamente un giocatore di quelli che, anche se ha di sopra di 2 metri, non è un interno per quello che ha tecnicamente. Per fortuna noi abbiamo Stefano, abbiamo un play come cose. Lui, abbiamo un signor regista, uno che ha un grande tiro. Io domenica, ecco, una cosa che mi ero ripromesso di dire, perché mi ha colpito moltissimo, i geni, questi sono i cromosomi, no? Io gli ho visto passare una palla a Jelovac nella zona dove, ecco, stavolta dove sto io seduto, nell'angolo opposto al tuo, ha passato la palla a Jelovac e mentre gliela passava con gli occhi gli ha indicato Mavraides, che era dopo di lui ed era libero. Te la ricordi questa nell'angolo di fronte alla panchina ospite? Probabilmente era sì, contro una zona. E Jelovac ha capito perfettamente e ha girato subito la palla a Mavraides. Non c'è stato il tempo per il difensore di scalare, Mavraides ha tirato da 3 libero. È stato bellissimo questo passaggio, la palla al compagno e contemporaneamente dagli occhi è partita l'indicazione di resta quello libero là, passagli la palla. È stato un tutt'uno e questo è quello... Che cos'è che hanno di più i napoletani rispetto agli altri? No. Eccola lì, proprio la tipica espressione. Lui che passa la palla e contemporaneamente dice pure sta quello libero, passa, cioè si è accorto di tutto. Questo significa essere un giocatore attento, essere un vero play, Stefano. Ma sì, penso che è quello che mi viene richiesto prima di punti, eccetera, eccetera. Sicuramente quello di guidare la squadra per quello che posso, nel senso andare a mettere la palla dove serve, mettere i giocatori in condizione di performare al loro meglio, nel senso, non so, Jelovac ha dei punti di forza, cercare di andare nei suoi punti di forza, uguale con tutti gli altri. Quindi penso anche capire il momento della partita, quando poter dare la palla a qualcuno, quando magari cercare una soluzione diversa. Guardiamoci un attimo la schermata del prossimo turno delle partite, giusto per ricordare. Stavolta si giocano allora Sassari-Roma alle 12, Siena-Bologna, poi Pesaro-Cremona, Venezia-Caserta, Avellino-Reggio Emilia, Cantumo-De-Granaro e Brindisi-Biella alle 18.15 e poi c'è Varese-Milano alle 20.30, il derby tutto milanese di una volta. Torniamo a noi, Domenico, stavolta il ritorno a Caserta, a Stefano, stavolta ha giovato tantissimo, che quando venne la prima volta era troppo ragazzo, non era ancora, diciamo, maturo lui, e poi la situazione casertana non era quella di oggi, insomma, non era consolidato come oggi, però stavolta invece il ritorno gli ha fatto davvero bene, nel senso che è cresciuto tanto. Beh, credo che la maggior parte della crescita l'abbia fatta negli anni precedenti, un po' tutto il giro d'Italia che si è fatto. Secondo me lui può essere anche considerato l'emblema del giocatore che, come diceva lui, con il lavoro, con la dedizione e la quotidianità, l'attaccamento e la passione a questo sport, prima o poi arriva al punto dove del professionismo dove vuole arrivare. C'è stato un periodo dove lui ha dovuto tirarsi i cosiddetti pizzicotti sulla pancia, cioè, facendo dei sacrifici. Vabbè, dopo aver giocato in Coppa Campioni, diciamo, no? A Milano,
Sì. Scendere di categoria, andare in giro, mettersi in discussione. A Ostuni, a Trento. Migliorare, lavorare giorno dopo giorno. Credo che questa stagione a Caserta sia, poi dopo magari ce lo confermerà lui, sia forse sta raccogliendo i frutti di anni di lavoro, di lavoro e di sacrifici. Senti, Stefano, una domanda così mi è venuta una curiosità, pensando a Trento. Trento ha allenato Enzo Esposito, giusto? Quanto c'è in comune di allenatore, di papà e di Enzo Esposito, visto che hanno questa matrice comune casertana, furbizia tecnica, intelligenza cestistica, tutto quello che vuoi, però quanto c'è in comune, visto che tu li hai avuti tutti e due come allenatori? Penso che la cosa prima che salta all'occhio è la capacità di capire se un giocatore è in grado di dare qualcosa alla squadra, semplicemente guardandolo negli occhi. Penso che sia Nando che Insino riescono a ottenere il meglio dai propri giocatori perché riescono a sentire la situazione emozionale del giocatore. Io penso che... Vabbè, loro non puoi mentire. No, con loro è impossibile. Loro è impossibile tirar fuori qualsiasi tipo di scusa, magari le classiche scuse dei giocatori, ma quello non mi passa la palla, ma quello mi guarda così, non mi sopporta, quello, con loro è impossibile. E poi ovviamente loro entrambi tengono moltissimo al lavoro, sanno moltissimo quanto vale il lavoro in palestra. E ho avuto la fortuna di essere allenato da entrambi e penso che sia... nel senso, penso che sia anche per questo che ho questa dedizione al lavoro, questa volontà di lavorare tutti i giorni in palestra per migliorarmi. E penso che sia una cosa che a loro ha portato ad altissimi livelli, spero che più o meno porti anche te, possa portare anche me. È quello che ti auguriamo noi, ovviamente, e che sperano i tifosi casertani anche per te. Ovviamente augurandoci che rimanga tutti insieme. Rimanga ancora un po' a Caserta a darsi una mano. Domenico, battuta finale, a te l'ultima domanda per Stefano, visto che altrimenti ci sfumano. No, più che altro una domanda, a parte la questione sui playoff e su Venezia, se era d'accordo se una partita come Brindisi tatticamente può essere riportata quasi per intero a Venezia come idea di base per poter evitare quella mancanza in post basso che ormai Caserta ha. E poi ovviamente una curiosità, riallacciandomi al discorso prima di Esposito e di papà Nando, ovvero quanto hai preso magari di consigli dall'uno e dall'altro e ti ritrovi ora come giocatore in mezzo al campo? Ma allora, innanzitutto con Venezia penso che sì, si potrebbe proporre una partita simile, perché comunque i giocatori sono quelli, questi siamo, insomma, non è che li possiamo, non ne inventiamo altri. E, niente, sarà sicuramente una partita che dobbiamo mettere sul piano del carattere, perché comunque loro sia fisicamente che a livello di talento e tecnico hanno molti più giocatori di noi. Noi, come ho detto, non ci spaventiamo, abbiamo dimostrato di non spaventarci di fronte a nulla. Nel momento in cui ce li troveremo davanti, anche loro dovranno fare i conti con noi, insomma. Per quanto riguarda invece la domanda dopo su Enzo e Nando, nonostante magari in campo possano essere definiti come due giocatori un po' diversi, perché comunque uno era un po' più ragionatore e l'altro era un po' più estroso, diciamo, penso che i consigli erano gli stessi. Il fatto che comunque entrambi dicevano un giocatore qualsiasi, un giocatore che può essere di grandissimo talento sia fisico che tecnico, se non gioca con la rabbia agonistica giusta non vincerà mai, o comunque non raggiungerà mai il suo massimo. Quindi penso che questo sia il consiglio che mi porto dentro da quando crescendo. Da sempre. Va bene, siamo alle battute finali, dobbiamo chiudere perché altrimenti si sfumano. L'ultima chiosa è per le vicende societarie. Non ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché mercoledì eravamo tutti quanti in attesa di notizie e appena finito il consiglio di amministrazione si è saputo tutto. E da allora sapete tutti i passaggi che ci sono stati, i vari comunicati stampa, eccetera. Non ci sono ancora novità, non ci sono ancora sviluppi, però da questo punto di vista non vogliamo aggiungere altro, non vogliamo dire niente, soprattutto perché come sono attenti i tifosi casertani a seguire questa vicenda, appena c'è un
qualcosa di diverso lo sanno subito tutti, quindi è inutile parteciparlo. Lo diciamo soltanto a beneficio di chi non è casertano e non segue da vicino le vicende della Juve Caserta, insomma, va bene. C'è questa impasse societaria per il 51% delle quote che non sono state ancora onorate dal nuovo acquirente Galimberti, al quale la società ha inviato una comunicazione per dargli un tempo per ottemperare. Dopodiché si procederà, insomma, si vedrà quello che succede. Per adesso noi non vogliamo anticipare niente perché niente sappiamo oltre questo. Vediamo quello che succede, staremo a vedere. Noi ve lo racconteremo quando succederà. Siamo sempre qua con il basket in bianco nero. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a Stefano Gentile per essere stato con noi, al collega Domenico Pezzella per essere stato mio gradito ospite, nonché spalla in questa trasmissione. Grazie a tutti per averci seguito. Arrivederci. Life is life. Allora, eccoci con Sergio Luise per il suo angolo, per cercare di capire come gioca Venezia e soprattutto come Caserta cercherà di opporsi a questa squadra, visto che c'è una leggera differenza di roster, impercettibile. Sergio. È una squadra completissima in ogni ruolo, dal playmaker con tanti punti di mani come Clark, al giocatore che può giocare sia a spalle cresto e fronte cresto come Diawara, che è un 3, forse il 3 più forte del campionato. I lunghi come Shevchik, che contro di noi ha sempre fatto delle partite. Ce lo ricordiamo da Avellino. Che ha questa doppia dimensione, sia gioco spalle a canestro che fronte a canestro. Le situazioni che volevo mostrare sono due situazioni molto comuni all'interno di un set offensivo delle squadre di Serie A, che fino ad ora però non abbiamo ancora visto. Uno è un attacco box, chiamato così perché la partenza dei giocatori ricorda quella di un quadrato, disposti a quadrato. È un gioco che prevede l'entrata del passaggio all'1-5 e contemporaneamente al taglio di 1 sulle tacche c'è un blocco verticale di 4x2. Già qui è un problema perché in 2 la posizione numero 2 Venezia viene occupata da Young, che è bravissimo nel movimento definito curl, al ricciolo. Quindi su questo blocco riceve palla da 5 ed è pronto ad attaccare. Già questo quindi poi è un c'è una manina con un tiro molto particolare ad un'altissima parabola. Quindi difficilmente stoppabile. Young è un giocatore espertissimo. Vabbè, poi non è proprio di primo pelo, no, quindi infatti, insomma, c'ha la sua bella esperienza. Sì. Con palla 2 succede che il numero 3 prende 2 blocchi consecutivi. E qui c'è una situazione che abbiamo visto anche domenica scorsa di screen the screener, bloccare il bloccante, cioè uno dopo aver bloccato 3 prende a sua volta il blocco di 5. Ora 2 ha 2 opzioni, passaggio a 3 che in questo caso è Diawara o passaggio a 1 che è Clark. Se c'è il passaggio a Clark, il gioco prevede un blocco sulla palla da parte di Shevchik e qui c'è il classico problema del blocco del 4 sulla palla, cioè che può o aprirsi e quindi tirare 3 punti oppure ruotare dentro. La pericolosità di questo gioco nel momento in cui si affronta una squadra come Venezia è quella che già dal primo blocco c'è una possibilità di far male, quindi le difese sono sotto pressione dal primo al 24esimo secondo. Cioè non è una squadra come abbiamo visto in passato qualche altra che attacca, tira subito. Questi hanno proprio tutte le possibilità di questo mondo. Sì, sono in grado anche di andare molto avanti all'interno dell'azione, proprio perché in questo caso il giocatore che inizia il gioco, il playmaker, poi alla fine gli ritorna la palla in mano ed è molto pericoloso. Quindi qua stiamo parlando degli ultimi 6-7 secondi. La difesa sta già lavorando. Ma dopo che hanno fatto tutto questo lavoro e ci sono create tante occasioni di tiro, tante persone che possono tirare e possono far male. Soprattutto la difesa è stanca. L'altra situazione è invece un gioco per Diawara. Anche questo è un gioco comune tra le squadre di Serie A ed è un gioco che ha inizio con un blocco stagger, con l'uno che ha la possibilità di passare a 2 o già giocare per il post-up di Diawara, che all'inizio dell'azione potrebbe sfruttare una disattenzione della difesa, che semmai cioè, all'inizio non sono prontissime. Esattamente, una finta e prendere subito posto spalle a canestro. Il gioco va avanti con un blocco di 5x4, e anche qui abbiamo detto con giocatori come Shevchik, ma anche Jubalek, perché non dobbiamo dimenticare che
Jubalek. Abbiamo parlato di un roster leggermente più lungo del nostro, quindi bravissimo nel tiro da tre punti, sono quindi pericolosi da questa uscita del blocco. E poi il gioco prevede che con palla a 4 ci sia un blocco di 5x3, quindi sempre per Diavara, che è un'altra possibilità di giocare spalle a canestro. Quindi in questo gioco il difensore di Diavara è sottoposto ad un intenso lavoro sia all'inizio dell'azione ma anche alla fine dell'azione, e qui bisogna fare una scelta, perché ovviamente se si passa sotto il blocco Diavara può prendere palla nell'allontanamento e quindi attaccare. Così come se si passa sopra il blocco c'è il rischio che lui possa ricevere palla sulla linea di fondo. Comunque una coperta corta, insomma. Sì, una coperta corta. Alla fine vi inventerete qualcosa come avrete inventato contro Brindisi, perché anche domenica scorsa Brindisi era uno spauracchio, una squadra completa, tanti giocatori, qualcuno si è marcato da solo, qualcuno lo avete estromesso dal gioco con i vostri accorgimenti difensivi, o alchimie difensive, oserei dire, visto che avete lavorato molto bene. Sicuramente noi sapevamo che Brindisi ci avrebbe attaccato con le ricezioni spalle a canestro. Infatti all'inizio della partita abbiamo un po' sofferto questa situazione, non essendo presente a Kindele, loro sono andati a colpire lì. Però dopo abbiamo lavorato comunque durante la settimana per anche fare un raddoppio nel momento in cui il lungo metteva la palla a terra, un raddoppio dal lato forte. Quindi cerchiamo insomma di coprire quelli che possono essere i nostri punti deboli e speriamo di riuscirci anche domenica. Perfetto. Con i nostri amici telespettatori, ovviamente quello che avete visto adesso da Sergio lo vedrete applicato domenica sera nella partita Venezia contro Juve Caserta, e lo vedete sugli schermi di Teleprima. La partita sarà trasmessa in diretta alle 18.15. Parentesi, sempre che da lì irradino il segnale, perché se non arriva non ve la prendete con Teleprima, che non è colpa ovviamente della emittente ufficiale, della nostra emittente che trasmette la partita. Quindi grazie a Sergio, grazie a voi tutti per averci seguiti, l'appuntamento è per la prossima settimana. Arrivederci.